Bentrovati, Davide il Critico. Oggi c'è stata un'intervista veramente molto interessante al buon Marco Di Baio, direttore sportivo del Bologna, su Radio Nettuno Bologna 1, durante il programma di Leo Vicari, che in poco meno di un'ora è riuscito a toccare veramente tantissimi temi con domande molto molto interessanti. Sono rimasto anche piacevolmente sorpreso nel modo di approcciare questa intervista di Di Baio, perché sono sincero, mi aspettavo un linguaggio che me lo facesse immaginare, no? In giacca e cravatta, molto chiuso, molto riservato. Forse avevo questa paura, tra virgolette, perché il Bologna in poche occasioni si è dato così in pasto, se vogliamo, a quello che sono i tifosi e i giornalisti. In poche occasioni ho sentito un Bologna vicino come oggi dopo l'intervista di Di Baio. Io oggi me lo immaginavo nello studio radiofonico con i calzettoni e i parastinchi mentre parlavo. Io l'ho sentito molto tifoso, al di là dei tantissimi complimenti che ha fatto la città di Bologna, che fanno sempre piacere, ma che sono soprattutto anche seguiti da dimostrazioni, perché ad oggi Di Baio abita qua e ha sempre fatto di tutto e ha sempre detto anche nell'intervista di addio, quando è andato al Montreal, che lui voleva vivere a Bologna perché vive bene, si trova bene e a me fa solo piacere sentire queste parole da bolognese. Quindi io oggi sentivo queste cose, avevo gli occhi a cuoricino, tipo quelli di WhatsApp, no? Ero esattamente così. Tra l'altro abbiamo scoperto da Di Baio che Sartori invece non ha WhatsApp e che tutto il giorno è al telefonino. Quindi se state cercando di chiamare Sartori e non vi risponde, probabilmente sta parlando con qualche talent scout. Non scrivetegli su WhatsApp, non lo leggerà mai. Non ce l'ha, ragazzi, non ce l'ha. Proveremo a vedere se avrà MSN in qualche PC, però al momento WhatsApp non ce l'ha. La prima domanda, cosa ha riguardato? L'obiettivo. Vicari gli ha chiesto subito: questi 52 punti che sono l'obiettivo del Bologna possono dare qualcosa di più ai giocatori? Possono dare qualche stimolo in più? Perché 52 punti? E Di Baio ha fatto capire come questi 52 siano l'asticella da raggiungere affinché si riesca a mettere un mattoncino importante. E su questo mattoncino c'è scritto: miglior risultato sportivo del Bologna degli ultimi 20 anni. Perché sì, ragazzi, il nostro glorioso club negli ultimi 20 anni, con la storia che ha, non è mai riuscito a superare questa soglia. Quindi il buon Di Baio dice: io voglio raggiungere quell'obiettivo lì per poi tirare la testa fuori dalla sabbia e poter vedere e avere uno status che mi può anche garantire giocatori di un altro livello. Anche perché poco dopo è arrivata una domanda diretta, non mi ricordo bene se da un radio, penso da un radioascoltatore, in merito a Malinowski. Un possibile obiettivo saltato fuori dai giornali e il buon Di Baio ha fatto capire che non abbiamo uno status sufficiente affinché un giocatore così affermato e nel giro del panorama europeo possa anche solo guardare per un istante il Bologna. Quindi per raggiungere quello status è importante mettere prima quel mattoncino, dargli una continuità e poi mettergliene altri uno sopra l'altro. Ha anche aggiunto Di Baio, e mi ha fatto piacere sentire questa onestà, che tutti avrebbero voluto fare qualcosa di diverso durante questi anni e anche qualcosa prima, quindi diverso e prima, sono state le due parole utilizzate da Di Baio, però ha anche sottolineato come siamo fortunati a Bologna ad avere saputo che dà stabilità, una stabilità non solo economica. Il buon Di Baio ha risposto, appunto, come ho già detto con Malinowski, anche a domande di mercato, ha fatto capire come il buon Thiago Motta abbia piacere di avere un terzino sinistro. Subito Vicari gli ha detto: ma un terzino sinistro per fare numero o un terzino sinistro per potersi giocare il posto da titolare? E Di Baio ha detto chiaramente che loro vogliono un terzino sinistro che possa essere titolare, possa essere un'alternativa da mettere negli 11. E questo ha fatto molto piacere. Ha detto anche senza peli sulla lingua che Sansone e Vignato sono due giocatori che probabilmente abbandoneranno il Bologna. Vignato in prestito, presumibilmente, mentre per quanto riguarda le entrate, visto che escono Sansone e Vignato, si sta guardando a un vice Barrow, un Barrow da cui io personalmente mi aspettavo molto molto di più, ma che dalle parole di Di Baio sembra che il Bologna e il Bontiago vogliano ancora puntare. Ecco, vogliono ancora puntare. Ha detto anche come Musa e il buon Orsolini abbiano avuto delle offerte in passato, ma che siano rimasti a Bologna per scelta del club,
che vede qualcosa di importante in loro e anche dei giocatori stessi che a Bologna si trovano bene, perché il buon Di Vaio ha detto anche un'altra cosa importante, che i giocatori del Bologna a Bologna vogliono bene, fanno fatica ad andarsene, è complesso farli arrivare, ma è difficile che un giocatore del Bologna voglia andare via, a meno che torniamo al discorso degli status e quindi ci sia una piazza con uno status superiore a quello del Bologna, anche perché ad oggi il Bologna è visto, l'ha messo anche lo stesso Di Vaio, come trampolino, ovvero squadra in cui andare, fare bene 2 anni e poi dopo ambire ad altri tipi di palcoscenici. Per non essere più questo trampolino c'è bisogno di mettere quel mattoncino di prima e sopra un altro mattoncino per poi aumentare lo status del Bologna stesso. Quindi Malinowski impossibile, si cerca un vice Barro, un terzino sinistro che il buon Tiago ha espressamente richiesto, ha raccontato anche di quanto sia stata pesante la settimana che ha visto arrivare il buon Tiago, noi tutti ce la ricordiamo benissimo, ha sottolineato anche come tra la scelta che avevano degli allenatori liberi in quel momento per il posto in ISA ci fosse De Zerbi, Ranieri e Thiago Motta, ha sottolineato col pennarello rosso come la ricerca e i colloqui con altri allenatori post in ISA siano iniziati dopo l'esonero per portare e omaggiare soprattutto quello che è stato il percorso e degli anni molto molto importanti per tutti di Sinisa qua a Bologna, quindi è stato scelto Thiago Motta e lui ha detto che Thiago Motta è veramente uno che lavora e che col lavoro crede, e secondo me è anche la filosofia giusta, di superare qualsiasi tipo di ostacolo. Quindi ha un po' toccato veramente tantissimi temi, come vi ho detto. Come c'è anche il podcast di Radio Nettuno Bologna 1 dove si può trovare integrale l'intervista fatta oggi. Abbiamo anche toccato il tema Skovolsen e anche quello del Ropero. Ropero definito come grande professionista e come persona molto, molto diligente e che nello spogliatoio si è fatta voler bene veramente da tutti. Però del Ropero io me lo immaginavo perché lo vedevo come c'era affiatamento intorno a lui da parte dello spogliatoio. Skovolsen invece, Di Vaio ha detto che è stata un'operazione neanche tanto svantaggiosa a livello economico, però sicuramente a livello tecnico è stato un grande rimpianto, è stato un grande rimpianto. Hanno parlato anche del buon Ferguson, perché gli è stato chiesto, ma Ferguson l'ha portato Sartori o l'hai portato tu? Il buon Di Vaio cosa ha detto? Ha detto che era già stato monitorato da un anno e che con l'arrivo di Sartori loro lo stavano monitorando, Sartori ce l'aveva già nel taccuino e alla fine è riuscito il Bologna a prenderlo al photo finish perché lo voleva anche il Lecce. Perché ha scelto il Bologna? Torniamo al discorso di prima. Discorso di status, punto primo. E punto secondo, perché Aaron ha messo anche una buona parola dicendo che comunque lui a Bologna si era trovato bene e che è un'ottima piazza in cui lavorare. Quindi anche Aaron ci ha messo lo zampino affinché oggi ci troviamo un Ferguson che fa veramente la differenza. Alla fine ha concluso tutta l'intervista parlando di una frase che qua sotto le due torri, sotto i portici, si rincorre ormai da anni, ovvero che Di Vaio abbia portato a Bologna Saputo, e lui ha affermato che non è assolutamente vero, è stato un mix di circostanze che hanno portato Saputo a Bologna e invece la sua decisione di rimanere, vivere e far vivere la sua famiglia qua sotto le due torri è una decisione che aveva già preso da tempo, prima di abbandonare il Bologna per andare al Montreal. Tra l'altro, se andate a riprendere l'intervista di addio al Bologna, lui lo disse che il suo desiderio era quello di tornare qua. Io ragazzi ho ascoltato veramente tutta l'intervista e vi dico, sono rimasto piacevolmente sorpreso per come abbia toccato veramente tanti temi con una leggerezza e una trasparenza che a me, ripeto, da tifoso ha fatto più che contento. Quindi, grazie per questa intervista, ti ricordo di iscriverti al canale, metti mi piace al video e di andare su Instagram a seguire la pagina Davide il Critico.